Conoscete la moretta fanese, quindi? Sì. La bevete spesso? D'inverno, non adesso. È più una bevanda invernale, quindi, per lei? Per me sì. Ecco, siete orgogliosi che sia uno dei simboli di... Caspita, orgogliosissimi. Ecco, la ricetta la custodite in maniera molto... Sì, sì. In casa la bottiglia della moretta c'è sempre. Tutti gli anni mi prendo due bottiglie. E dove le porta? In Belgio, me la bevo lì. Mia moglie me le fa dopo una manciata, me le fa una moretta. E quindi la moretta arriva anche in Belgio? No, no, arriva solo da casa mia. No, in Belgio. Poi in Belgio. Vengono a bere. In Belgio vengono a bere la moretta, sì, a casa, sì, sua. Mi dicono, che caffè è di Fano? In che momento della giornata la bevete? Generalmente la mattina, ma poi la moretta è gradita in tutte le ore, sia la mattina che il pomeriggio, anche come al posto di un caffè. Tranquillamente. Lei invece che cosa ne pensa? È fanese? Sì, sono di Fano, sono proprio qua del posto, della zona, ma la moretta in genere la bevo raramente. Come mai? Quelle poche volte, ma così, hanno fatto così. Uno sfizio. Esatto, lo bevo poche volte e lo vengo a bere qui perché mi piace. L'importante è scaldare il liquore che sta in fondo al bicchierino, quello deve essere bollente, poi farci sopra il caffè. E quindi si fanno vedere tutti gli strati in questo modo? Sì, e poi soprattutto perché così viene calda, anche se è estate, però la regola è berla così. Quindi non si transige alla tradizione? No, la tradizione. Anche in casa? Anche in casa, sì, beh, in casa si fa scaldare, se non c'è il vapore della macchina del bar si scalda in un pentolino bollente e poi ci si fa il caffè sopra, è lo stesso. Avete sentito parlare della moretta? Assolutamente sì. Però non l'avete mai bevuta? No, è la prima volta che veniamo a Fano. Di dove siete? Torino. E come mai avete scelto Fano come meta? Abbiamo scelto Fano perché è tranquilla, si può fare una bella passeggiata, abbiamo lei che è importante anche il suo benessere, questo è quanto. E poi un paese molto dog friendly. Ecco, vi consigliamo di assaggiare la moretta per migliorare la vostra vacanza. Assolutamente, dopo pranzo la nostra vacanza migliorerà. Sì, sarà più completa. Ah, ne sono pienamente d'accordo.